dimmi. Ma perché certe volte noi vediamo che tipo noi facciamo dei passi e la luna ci segue? Ci la Madonna mia mi dai una mano, mi dai una mano. Mi metto d'impegno, cu fermo lo sole, na e na, e na ni na na. Pazzo castiello a me. Tanto tempo fa la luna era una sottile falce di luce e si divertiva a saltare da una nuvola all'altra in una serata bellissima, calda, tranquilla. A un certo punto però questa serata viene rotta da un grande ululato. La luna, sentendo questo ululato, dice: ma insomma, chi è che sta rovinando questa serata particolare? Comincia a guardare in basso e in una radura scorge un lupo che stava ululando come un disperato. Si avvicina: lupo, ma insomma, mi puoi dire cosa sta succedendo? Perché stai ululando continuamente? Senti Luna, rispose il lupo, mi dispiace che ti sto disturbando, ma purtroppo il mio piccolo è scomparso, non lo trovo più, e allora sto ululando cercando di farmi sentire per poterlo rintracciare. La Luna, dispiaciuta di questa situazione, disse al lupo: non ti preoccupare, adesso cercherò di aiutarti. Allora trattenne il fiato e cominciò a gonfiarsi, trattenne il fiato, si gonfiò fino a diventare una palla rotonda, illuminò tutta la radura. In quel momento il lupo vide il piccolo che stava vicino a un dirupo, allora subito, velocemente, corse, lo acchiappò e lo mise in salvo. E allora tutti e due ringraziarono la luna: grazie, grazie luna, grazie. Le fate del bosco si accorsero di questa bella azione della luna e decisero di premiarla e gli dissero: bene, allora noi ti premiamo, così tu ogni mese diventerai tonda e lucente come questa sera. I lupi lo sanno e ogni volta che c'è la luna piena ululano alla luna per ringraziarla. Grazie.